Signore di Gangi, sono presidente dell'associazione Laboratorio Zen Insieme e qui ci troviamo allo Zen 2 di Palermo, una delle periferie della città. Oggi noi abbiamo invitato la presidente della Camera, Laura Boldrini, a venire a visitare il quartiere insieme a noi, perché speriamo che questa possa essere un'occasione per accorciare la distanza che questo quartiere vive rispetto alle istituzioni, che troppo spesso vede soltanto nella loro veste repressiva, e speriamo anche che questa occasione serva ad abbattere un pregiudizio, perché molto spesso la gente parla dello Zen senza conoscerlo, e allora noi invece vogliamo che lo Zen venga conosciuto e che sia ascoltato. Noi facciamo di tutto, educhiamo i nostri figli, cerchiamo di educare gli altri quando ce lo permettono, però io dico, noi con queste poche cose che abbiamo facciamo tanto, poche magari, ma facciamo tanto. Voi che magari avete più possibilità di noi, noi chiediamo un impegno in più, certo, una presenza più forte, più vigilante anche. Intanto a me sembra doveroso da parte delle istituzioni stare nei territori dove si fa di tutto per uscire da una situazione di difficoltà. I bambini non hanno strutture dove andare, dove portarli, perché facciamo i miracoli facciamo per portarli, non abbiamo nulla. Questo è un territorio sicuramente difficile, un quartiere che però al tempo stesso cerca di rialzare la testa, ci sono tanti esempi di buone pratiche, di associazioni che ce la fanno, che adottano un sistema che è quello vincente, cioè coinvolgere le persone. A me fa molto piacere essere qui oggi, dare voce a chi si impegna, alle tante donne e qualche uomo, diciamo che le donne sono di più, che si impegnano per il bene comune, per il bene di questo quartiere, che ci credono a questo quartiere e che vogliono rispondere insieme a quelli che hanno più bisogno. Presidente, oggi intervistando alcuni cittadini dello Zen recepiscono la sua venuta qui come una sfilata politica. La gente ci dice che i politici vengono qui soltanto per chiedere voti e per fare le passerelle. Credo che le persone possano anche rendersi conto che si potrebbe non venire in un territorio difficile e sarebbe più facile. Oggi lei sta criticando, no, questa cosa. Ecco, lei mi sta sottoponendo delle obiezioni. Bene, io... Le obiezioni non sono mie, sono dei cittadini. Sì, ma io penso che bisogna infatti ascoltarle, metterci la faccia e bisogna non averne paura. E perché non averne paura? Perché se noi non recepiamo quello che viene dai territori, in che cosa traduciamo la nostra azione politica? Io credo che lo sforzo dell'associazione, lo sforzo dei cittadini, lo sforzo dell'amministrazione comunale, grazie alla presenza della Presidente della Camera, oggi è un po' più forte e probabilmente nei tavoli nazionali che già sono aperti, avendo come specifica attenzione la città di Palermo e lo Zen della città di Palermo, per interventi non che piovono dall'alto ma che dovranno essere concordati con chi vive nel quartiere, oggi mi sento più forte e per questo ringrazio la Presidente della Camera. La prima grande opera deve essere un piano di risanamento delle periferie, questo dobbiamo fare e io, siccome sono fortemente convinta, continuerò nel mio impegno di visitare le periferie, perché qui ci vive la maggior parte delle persone e queste persone non possono essere escluse dai servizi. Se noi vogliamo che la gente, i singoli, i giovani continuino a credere nell'esercizio della politica, dobbiamo ricominciare da questi territori. Ah, guarda che bello, un ricevimento qua stiamo facendo. Ma come dobbiamo fare? Con questa grazia di Dio. Sono quello che voglio dire io, da abitante del quartiere. Noi ci abitiamo qua, noi non vogliamo niente, anche quel po' di terriccio a terra con qualche pianta sparsa, ma si leverebbe tutto sto amianto, tutto questo schifo. Praticamente noi siamo in una conca di rifiuti. Allora, io penso che in questo quartiere voi avete capito come si fa a cambiare. Impegnarsi serve per stare tutti meglio. Se Elsa è convinta che la scuola deve essere rispettata perché i bambini devono vivere in un contesto pulito e dove si può stare senza che ti casca addosso, no, la trave o il cemento, allora se questo è quello che vuole la gente, è chiaro che nessuno poi andrà lì a rompere la scuola, a rompere le finestre, perché quella scuola è protetta dai cittadini del quartiere.
e lo devono fare come un'alleanza, per cui il quartiere non deve consentire agli altri di deturpare gli spazi comuni. Noi abbiamo un quartiere che nasce già da principio come lager e noi siamo in un lager. Io faccio la presidente della Camera, quindi ho come lavoro quello di mandare avanti l'istituzione parlamentare, l'iter legislativo, regolare i lavori, però non penso che sia giusto fermarsi lì, perché se io oggi rappresento lo Stato, devo stare in mezzo alla gente, nei territori difficili. Sarà servita questa visita? Non lo so, io spero di sì. Sarà servita perché io vi ho conosciuto, perché voi potete venire a Montecitorio quando volete. Io sarei felice di... Se ci invitano, io non sono mai partita, non so che significa prendere un aereo. Io vi invito, vi invito a venire a Montecitorio, perché quella è la casa di tutti gli italiani e le italiane. Perché dovete capire come funziona la democrazia nel nostro paese. Quella è democrazia, senza quella istituzione non c'è democrazia. E ti perdi dentro un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, ma parlano lo sai come dice a Palermo quando vince qualcosa? Agnello a sugo, finito partito. Signori, siete licenziati. Andiamo a A Roma. A Roma ci vediamo. È l'occasione per la prima volta che faccio una valigia per va bene. Appuntamento alle ore 8:30 e si ritira la signorina Mariangela alle 9:15. Per noi oggi è la prima volta di un bel po' di cose. Di un bel po' di cose. Anche è la prima volta di che cosa? L'aereo. L'aereo. A Roma. A Roma. Vedere la Camera dei Deputati. In diretta alla Camera dei Deputati. La signora Lara alle 8, ragazzi, tutte puntuali. Ci finisce a benzina, resta bloccata a favori. Per questo è importante un'istituzione come la Camera dei Deputati. Non è un luogo astratto, è un luogo concreto dove si decidono leggi che poi hanno implicazioni concrete. Quindi, insomma, la democrazia vuol dire questo, vuol dire che chi sta qua dentro rappresenta il popolo italiano. Poi accorre all'aeroporto, prendi l'aereo, corri, arrivi qua, prendi il treno, Oh, sono dimagrita di 10 kg. Togliere le immondizie che c'erano, mettendo i cassonetti, così mi ha detto. È vero o no? Le strisce pedonali, ecco, la luce. Quindi mi fa piacere vedere che c'è stato seguito anche sul campetto di calcio, quindi una sinergia che funziona, le istituzioni con le autorità locali e le persone del luogo. Dare seguito, e questo significa che c'è una collaborazione, una sinergia che avvicina poi le persone a chi cerca di dare loro le risposte, questo che poi è l'obiettivo del nostro sforzo. Thank you.